Il leader della Sì. Lega, vero Scanzi, dai suoi, soprattutto quelli che rappresentano il mondo produttivo del Nord. È stato richiamato dai suoi, è stato richiamato anche da figure che di politica capiscono, secondo me, molto più di lui, per esempio Giorgetti. Dopodiché la svolta cosiddetta europeista, e mi fa ridere definirla così perché immaginare europeista Salvini, Borghi e Bagnai è una delle battute del secolo. Secondo me questa svolta c'è stata, uno, perché Salvini, e l'ho detto in tempi non sospetti, ha paura di votare, ha paura di andare a votare. Non lo vuole neanche lontanamente governare adesso, perché sa benissimo che è difficile. L'unica che vuole andare a votare è la Meloni. Infatti la Meloni è l'unica che farà opposizione. E tra l'altro anche qui bisognerebbe prima o poi domandarsi come farà a lungo termine a stare insieme, a lungo andare a stare insieme un centrodestra, dove due stanno dentro il governo e l'altra teoricamente piccona da sola lo stesso governo. Poi secondo me Salvini fa finta di fare l'europeista perché ci sono tanti soldi da spendere e ci vuole mettere le mani legittimamente, giustamente dal suo punto di vista, ma c'è stata anche una mossa politica. Io faccio fatica a fare i complimenti a Salvini, però da un punto di vista tattico, quando lui ha detto io ci sto a fare un governo con il PD e 5 Stelle, ha messo in difficoltà il PD, i 5 Stelle, LeU e lo stesso Draghi. E avete ragione nel dire che adesso Draghi non può dire Rapido. di no a Salvini, certo che non dice di no, però bisognerà vedere cosa farà politicamente Draghi, perché nei prossimi mesi, se il suo sarà governo politico, e lì bisognerà vedere quanto lo appoggerà Salvini. Esempio, il flusso migratorio, come lo gestirà? Lo gestirà come vorrebbe Zingaretti o lo gestirà come vorrebbe Continuerà a Salvini? E gestirlo lì la non lo so. ministra Lamorgese, secondo me, come l'ha fatto fino adesso. Però, E quindi Salvini non lo voterà mai, quindi, ma non, appunto. io questo non lo penso, però tanto